Ci sono luoghi che appena nominati vengono associati ad un cibo caratteristico, pensate a Colonnata e al suo lardo. Qui invece siamo a Cascio, nel comune di Molazzana, ed è quasi impossibile non abbinare questo nome con le celebri crisciolette. In questo antico borgo della Garfagnana, infatti, da oltre 50 anni, si celebra questa specialità con una festa che riempie il paese in due fine settimana, l'ultimo di luglio e il primo di agosto. Le crisciolette sono una specie di necio realizzato con due farine, quella di grano e quella di mais, arricchite poi in cottura con pancetta e a volte anche formaggio. Nello scorso fine settimana Cascio ha celebrato la prima tre giorni con le crisciolette realizzate con una particolarità che avviene da alcuni anni. Vengono cioè realizzate a chilometri zero anche nella materia prima, in quanto nei terreni incolti del paese sono stati seminati i grani antichi e il mais per ottenere la farina utile a realizzare questo appetitoso piatto tipico. È da molti anni che cerchiamo di valorizzare i prodotti come le farine. Le nostre farine con grani antichi sono due o tre tipi di farine che produciamo nei nostri campi, e poi sicuramente abbiamo adottato saltacode, cioè abbiamo cercato di fare meno code, meno aspettare alle casse, e sicché la gente l'apprezza molto e speriamo nel prossimo weekend di avere il successo come questo weekend qui. Infatti negli anni passati erano lunghe le attese per avere le crisciolette, del resto è anche giusto ricordare che vengono realizzate ancora a mano e nel pieno rispetto della tradizione. Appuntamento quindi per il secondo fine settimana a Cascio, dove naturalmente non troverete solo crisciolette ma anche molte altre tipicità, e per finire il ballo in piazza.